pulizia approssimativa, perché i tappetini sono da lavare. Guarda, si è già rotto qua. Questo è sempre da fare col pennello. Capito? Capito? Ovviamente alzare anche la baracca. Qua si fa un casino di terra, vedi? Questa qua non viene su con il come si chiama? L'aspirapolvere. Devi usare il pennello e passarla tutta. Anche di qua, no? Qui biglietti della benzina, scontrini della benzina, guarda. Ce ne sono, ne ho da tutte le parti di scontrini. La benzina che metto, guarda. Comunque approssimativa, dai, approssimativa, approssimatamente approssimativa. Ragazzi, iscritti e circoscritti. Collegati e scollegati wazzisti, è stata abbastanza dura, ma prendendola con calma si fa. Certo che è veramente piccola, cioè proprio, vedi, guarda, quando esci il passaggio che puoi fare è dal sedile al sedile. Poi qua adesso vedi che ho sistemato, ho tirato via tutto. Per questo che non sono andato a vedere gli altri camper, perché so già come sono. Cioè, non è che sono nuovo, capito? Però vedi com'è? Sei proprio limitatissimo. Ma cosa gli vuoi fare? La cucina di qua, il letto da questa parte. In ogni caso non stai in piedi. Cioè, vedi come sei messo dopo così, modello Goblin. Hai capito? Ma dove vai? Cioè, anche se ti metti il letto lì, ti fai lo spazio per intavernare le cose, vuoi farti la cantina dei vini, ma dove vai? No. In ogni caso adesso cambio, tiro via queste tendine, sistemo un po', vedo un po' di riorganizzare l'ambiente, ma tanto lo spazio quello è, no? It's ok. Certo che sei limitato, sei... Ho già detto che sei limitato? Ho già detto, Ho già detto. Ah, guarda che bella, questa è un must. Sembra, ma no, degli dai le piccole pulizie, soprattutto qua così si fa sempre a terra. È piccolina la stellina del cielo, è piccola, vedi, guarda, sei già lì, non è che ti puoi alzare, vai a dormire sopra, hai una cucina che ti permette di stare in piedi e di poter cucinare. Siamo limitatissimi, molto limitati, esageratamente limitati, però, come già detto in precedenti video, miei cari wazzisti, futuri wazzisti, maybe, puoi andare nei centri commerciali dove c'è la barra e puoi passare sotto. Non in tutti, perché nell'ultimo bastardo mi ha toccato il tettuccio. Sì, è vero, è più alta, no? L'abbiamo già visto, l'abbiamo già detto, guarda. Ma questo non è niente. Però vedi che è più alta e ti dà la possibilità di scavernare qualche ostacolo, no? Soprattutto in questi periodi nei quali la democrazia sta arrivando. Che carriera.
Però poi sei proprio... Sì! L'occhio prende, la macchinina è carina, capito? Vintage, la macchinina è simpatica, bella, no, prende. Però ti devi fare agli 80 all'ora. Consuma. È lunga, è molto lunga. E la posizione poi è lì, cioè quando ti tiri su... Ecco, la posizione che dopo devi usare è quella di sederti, no? Sederti e allungare le gambe. Adesso io non le allungo perché se no sporco il sedile, che c'ho le scarpe e io le scarpe sul sedile non le metto. No, sei qua al tavolino e questo è. Quando hai finito di mangiare, o esci fuori oppure ti sdrai qua. Che già va bene, nel senso che hai già uno spazio per poterti riposare qualora ti trovi in condizioni che sei stanco, no? Ma shit. I viaggi si fanno lunghi. I viaggi lunghi si fanno lunghi. I viaggi corti sono corti, ma i viaggi lunghi si fanno lunghi. Che filosofia del wazzista. È piccolina, capito? Che puoi portare una ragazza sopra. Questa dice: ma scusa, ma i servizi dove sono? Servizi non ci sono, devi prenderti il secchiello. C'è della polvere pesante che questa non la tiri su. Guarda il cerchione. Lo vedi che è arrugginito? Allora mi viene in mente quel amatissimo, carissimo compagno, collega e rivenditore della Watts, al quale mando tanti saluti, ma nessun abbraccio, il quale mi diceva, gli avevo fatto vedere uno dei cerchioni che si stava arrugginendo e mi fa: sicuramente? È perché quelli che ti hanno mosso i piombini te l'hanno grattato e quindi si è arrugginito. Ma noi non abbiamo macchine arrugginite, mi diceva. Questo qua è ancora la cama, la ruota originale. Capito? Questa è ancora la cama, la ruota originale, guarda. Non l'ho ancora mai usata, guarda. Tipo da sbarco proprio. E gli altri su una pagina dei wazzisti, tutti che mi andavano contro. Difatti, come si può ben vedere, io di commenti ne ho relativamente molto, 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 molto pochi. A me poco mi interessa, non è tanto che ci devo vivere, no? Con i commenti. Però per dire, no, mi hanno addirittura bannato, cancellato, vai via dal nostro sito. Ma chi se ne fotte? Hai capito? Ma chi se ne frega? Mi hanno bannato, cancellato, non ti fare più vedere qua. E io devo andare con quattro wazzisti hai capito? Per fare il giro della domenica a fare l'off-road, ma vaffanculo. Per poi unirsi tutti quanti e andare a magna! A magna! Perché poi tutto si risolve su quello, a me che me ne fotte, no, di andare ad abbuffarmi, a mangiare, ma che me ne frega.
lupo solitario. Se hai una Watts sei un lupo solitario, non è che devi andarti ad aggregare per forza con gli altri, ma chi se ne frega. Se incontro qualcuno ci si condivide magari quello che normalmente fanno i wazzisti quando si vedono e vanno a fare gli off-road della domenica, sti quattro in... Come le Collins che avevo prima, che hanno durato molto di più, però visto che... In ogni caso, ecco, devo fare la foto del cavo, mandarla al tipo qua in Polonia, che lui la va a prendere direttamente, cioè la richiede direttamente in Russia, capito? Perché qui il problema è sempre quello di trovare i pezzi di ricambio. Tappetino a posto, lavato e ok. La coperta lì non mi piace più, la tolgo. Comunque e in ogni caso fa sempre freddo. Cioè nel senso che tu metti il riscaldamento, ti fai quei 100, 200, 500 km riscaldamento a top. Una volta che ti fermi 10 minuti, 15 minuti e la macchina è già fredda. Hai capito? Ci va un bauletto, un bluetti.